E benvenuti in questa nuova puntata della Calabria dei Sapori. Qualcuno di voi riconoscerà dove siamo. È un posto meraviglioso, è un posto ricco di storie, un posto ricco di tradizioni. Sapete dove siamo? Siamo a Cittanova, la città dell'arte, del gusto e della natura. Ci troviamo in un posto magico, oserei dire addirittura il polmone di Cittanova. Siamo nella villa. Questa villa fu costruita da Carlo Ruggero, dove fu un ex sindaco, dal 1880 al 1885. Pensate un po' che la costruì e la donò al popolo. Il costo circa di allora era di 30.000 lire. Ruggero fece questa villa per i suoi abitanti, per dare un punto dove ritrovarsi, dove ritrovare pace, perché ricordiamoci che erano passati pochi anni dal flagello, il forte terremoto che devastò tutta la zona, tutta anche la piana di Gioia Tauro. Le origini di Cittanova hanno una prova documentale. Il bando del 12 agosto 1618, di edificazione del nuovo casale di Curtualdi, in seguito denominato Casal Nuovo, è sorto come centro di raccolta delle popolazioni dei casali distrutti dal terremoto del 1616. Funge anche da ricovero delle pestilenze degli anni precedenti, in tutta la piana di Gioia Tauro. Perciò vediamo come Cittanova, nella posizione in cui si trovava, che è quella di Y, dove dopo lo approfondiremo il motivo, è stato una chiave di volta per tutta la popolazione. Girolamo Grimaldi, della famiglia dei Grimaldi di Gerace, ovvero il signore del feudo di Terranova, aveva chiesto e ottenuto l'assenso del re di edificare in questo sito qua di Cittanova e aveva rinominato questo territorio cittanovese Nuovo Casal Curtualdi, ma l'insieme conosciuto col toponimo Casal Nuovo, già nel XV secolo avanti Cristo.
Il 19 gennaio 1807, con l'ordinamento amministrativo dei francesi, Casalnuovo divenne capoluogo di governo. Pensate un po' che carica aveva tenuto già allora Cittanova. Era anche la giurisdizione sui luoghi di Radicena, Piatrinoli, Batoni, Gioia e San Martino. Sono tutte zone limitrofe qui di Italia Nuova. Circa 50 anni dopo, con il decreto di Ferdinando II di Borbone, prese il nome di Cittanuova. Questa famosa struttura di Y, che a me affascina tanto, dove prima vi ho citato molte volte, doveva far sì che questi scambi commerciali viaggiassero dal litorale ionico, dove nella parte alta di Cittanova, e che raggiunge il crinale di Gerace ed il valico del Mercante, che si divide tra Gioia Tauro e Rosarno. L'antica percorrenza del valico del Mercante tra il crinale del Colle di Palermo e poi sul ponte Fosso del Cavaliere era un punto focale per gli antichi commerci, dove portavano per Polistena e Tarianova. Allora i commercianti commerciavano molta seta, bestiame, formaggi e beni primari come il sale. Una particolarità di Cittanova è che nel tempo ha coniato anche un altro nome, la città delle 100 fontane. Vedete, all'interno di questa bellissima cittadina se ne contano anche di più di 100. Però questo ci fa intendere come poteva essere una florida e ricca potenza con i dintorni anche per i paesi limitrofi, dove c'è acqua, c'è vita e c'è popolo. Questo fece sì che venne costruita la struttura di Y, dove ora vi spiegherò il perché e lo approfondiremo. E dopo tutta questa strada ci troviamo in un punto bellissimo, naturale, pochissimo umanizzato, infatti per questo che mi piace. Siamo allo Zomaro, in latino veniva chiamato Ozomenos, è caratterizzato da una fauna tipo cinghiale. C'è ancora quell'antica felce, che era preistorica, che in alcuni punti la si può ancora vedere, soprattutto vicino ai laghi, per l'umidità che creano. Una particolarità dello Zomaro e che veniva citata anche in antichi scritti. Si parla addirittura di Spartaco contro le legioni romane, dove fecero una grande battaglia proprio qui, dove i romani giustamente difendevano le loro mura. Ebbene, sapete che cosa vi voglio lasciare in questo posto? Soprattutto di venire a visitarlo. Si sentono ancora delle bellissime vibrazioni naturalistiche. Qui veramente i telefonini non prendono, i droni nemmeno, ma soprattutto guardate, venite qua ed ascoltate il suono della natura.
Ed eccoci qui, siamo al Bla Bla ad Arianova, il ristorante dove io sono lo chef. Oggi faremo questa ricetta che appunto va a richiamare Cittanova. Se si dice questa parola Cittanova, questo paese, si associa praticamente ad un piatto classico, soprattutto molto conosciuto, quindi utilizzeremo lo stocco. Benissimo, non faremo la classica insalata della tradizione, la rivisiteremo un pochettino, rendendola anche più estiva, più fresca, però con qualche piccolo accorgimento dove potremo dare qualche nota in più e qualche particolarità. Come sapete, questa serie della Calabria dei Sapori va a incentrare su quello che è una cucina salubre, su quello che è una cucina fresca, ma soprattutto leggermente più innovativa e saporita. Preparatevi. Per fare la nostra insalata di stocco ci servono le olive taggiasche, i pomodorini semi dry. Fra poco poi vi spiegherò come si fanno, non posso farvi vedere la preparazione perché ci vanno circa 8 ore. Origano spromontano, limone fresco tagliato, ovviamente il nostro stocco bello saporito. E peperoncino fresco, non molto. Questo qua ovviamente è a piacere per chi lo gradisce. Per chi non lo gradisse, lo può anche evitare. Allora, ci sono varie scuole. C'è chi lessa lo stocco in acqua normale. Io ora vi farò vedere come faccio l'acqua aromatizzata. Perché? Perché andremo a dare delle note in più al nostro filetto. Magari qualcuno può essere che non gradisce anche l'odore più acuto che emette. Ma non è una cosa sgradevole, in realtà è proprio una proprietà dello stocco. In questa maniera vi farò vedere come aromatizzare l'acqua, come renderlo più saporito, ma soprattutto come evitare magari quegli odori che chi non lo gradisce, oppure magari anche per chi lo cucina in casa non vuole che rimangano. Preparatevi. Allora, cominciamo. L'acqua deve essere bollente. Mettiamo il nostro sale sempre grosso, liquidi, ci va sempre il sale grosso, limone e lo spremiamo. Per chi gradisce, io in questo caso cerco di evitarlo perché non mi piace, si può mettere anche un goccino, un mezzo spicchio di aglio. All'interno andiamo a mettere il nostro filetto di stocco e lo facciamo cucinare per circa 20-18 minuti. Vedete, questo è circa il risultato dopo 15 minuti di cottura. Ancora circa 3 minuti. E ci siamo. Dopo 18 minuti, vedete, abbiamo il filetto intero, lo raccogliamo e lo lasciamo raffreddare per la pulizia. Come vi citavo prima, c'è questa preparazione dei pomodorini semi dry. Come si fanno? Allora, innanzitutto io ho scelto il pomodorino giallo, per quale motivo? Per prima cosa per una scelta cromatica, perché al piatto gli dà anche un po' più di colorazione e anche un impatto visivo migliore. La preparazione del pomodorino semi dry è molto complessa, per quale motivo? Perché cominciamo col prendere i pomodorini, li pariamo, perciò li togliamo la parte verde e dopodiché cominciamo a buttarli nel forno al vapore. Che cosa succede? Per 3 minuti. Dopo 3 minuti loro inizieranno, diciamo, ad allargarsi. A questo punto li lasciamo raffreddare. Li tagliamo a metà e mettiamo sopra zucchero a velo. Dopodiché devono essere cotti a 50 gradi per 8 ore. Dopo 8 ore il risultato sarà questo qui. All'interno poi si andrà a mettere dell'olio di semi buono biologico per far sì che si mantengano. Mi raccomando, non l'olio extravergine. Per quale motivo? Perché con il sapore corposo che ha andrebbe, diciamo, ad intaccare quello del pomodoro, diciamo anche la dolcezza che ha. A questo punto sapete un trucco in più. Allora, questo qua è il nostro trancio di stocco che prima vi ho fatto vedere, l'abbiamo pulito e sezionato. Mi raccomando, per vedere sempre che sia uno stocco di qualità, bisogna vedere che faccia il cuore. Vedete questa forma, le falde che sono belle intere e belle carnose, vuol dire che è di alta qualità. Come da Cittanova è molto riconosciuto per questo, perché utilizza uno stocco
che veramente è incantevole. Cominciamo col metterlo all'interno di una bowl. Mi raccomando, un trucco è che deve essere sempre tiepido il nostro stock alla lavorazione, mai freddo. Dopodiché cominciamo col mettere le nostre olive taggiasche con l'olio extravergine di casa Alessio. Iniziamo a miscelare. Origano. Origano a me piace perché dà freschezza, sa di estivo e soprattutto non stanca il palato. Il nostro peperoncino. E i nostri pomodorini semi-dry. Non molti, vedete, ce ne sono circa 7-8 perché lasciano molto sapore. Andiamo a mettere l'olio extravergine di casa Alessio e lasciamo riposare per circa 15 minuti. L'impiattamento di insalata di stocco secondo me deve essere molto semplice, quindi delle fettine di limone al di sotto. Andiamo a mettere la nostra insalatina leggermente, e ricordatevi, sempre tiepida deve essere, secondo il mio parere. Dopodiché l'andiamo a finire con un goccio di sale Maldon. Il sale Maldon è un sale, diciamo, leggermente fittizio, non è un sale che sala così tanto, ma dà croccantezza al piatto. Ecco a voi l'insalata di stocco, avete visto quante procedure e quanti trucchetti vi ho insegnato. Mi raccomando, fate uno screenshot e taggatemi su Instagram Alessio Sorce Chef. La ricetta la troverete anche su YouTube, basta che scrivete La Calabria dei Sapori Alessio Sorce, vedrete tutte le ricette, anche la prima stagione della Calabria dei Sapori, quindi ce ne saranno ancora altre. E mi raccomando, taggatemi su Instagram e condividete e soprattutto fate la foto a questo momento. Grazie mille, ciao e alla prossima puntata della Calabria dei Sapori. La vuoi imparare a fare l'insalata di stocco buona, leggera, leggermente fit ma anche saporita senza rinunciare a quello che è il sapore vero dell'insalata di stocco? Segui questa ricetta e imparerai addirittura a fare anche pomodorini confiti.